Una giornata da incorniciare per la comunità di Tusa, una giornata nella quale sono state rafforzate le basi per la promozione turistica del piccolo comune e del suo hinterland. Sono state infatti ufficialmente consegnate 6 bandiere, 2 blu al comune e 4 verdi alle scuole, riconoscimenti che premiano la qualità delle acque di balneazione e l'ecosostenibilità delle infrastrutture scolastiche. Le 2 bandiere blu faranno bella mostra, una per la riconfermata spiaggia delle Lampare e una per la nuova spiaggia di Marina. Un grande riconoscimento intanto al lavoro svolto, dal sindaco e alla sua comunità, al lavoro svolto con spirito di sacrificio e con intelligenza e lungimiranza. Che è un premio che è donato al territorio stesso, quindi che non rimane solo a Tusa ma che può servire a tutti e significa indotto, quindi giro economico, migliori servizi. È stato meritato perché, vedete, è facile amministrare quando i finanziamenti sono a IOS. Noi da quando siamo andati all'amministrazione nel 2008, proprio che ha coinciso con la crisi più nera e più totale, di questi finanziamenti ne abbiamo visti pochine, eppure ciò nonostante siamo riusciti a cambiare il volto del nostro paese e siamo riusciti a cambiare il modo di fare politica. Nei nostri cuori c'è soltanto gioia perché dopo tanto lavoro arriva un riconoscimento che non è un riconoscimento formale, perché i nostri bambini hanno veramente creato un ecocodice, perché i nostri bambini sanno veramente, hanno imparato ancora di più a rispettare l'ambiente. Quindi oggi grande festa per noi e soprattutto grande momento di impegno per proseguire. Piazza Cesare Battisti, cuore pulsante del borgo più blu della costa tirrenica, ha ospitato la cerimonia di consegna che rappresenta anche l'inaugurazione della stagione estiva per il territorio dei Nebrodi occidentali.